energetica e rigassificatori in Italia oggi serve, ma sulla scelta del governo di collocare la nave di Snam a Piombino il confronto è aperto. La vicenda arriva anche in Consiglio regionale e coinvolge tutti i gruppi, oltre al Presidente e Commissario per il progetto Gianni. Il Consiglio chiarisce poi le modifiche alla legge urbanistica ed evita che il governo impugni le nuove norme varate poche settimane fa, che di fatto semplificavano alcune procedure per le opere pubbliche finanziate dal piano di ripresa e resilienza e dal piano degli investimenti complementari. Vedremo in cosa consiste questo chiarimento. Si discute molto dei dividendi distribuiti da Toscana Aeroporti dopo che la Regione ha erogato 10 milioni alla società per fronteggiare la crisi da Covid. All'unanimità l'Assemblea approva un documento che li giudica inopportuni. L'assessore Marras spiega anche che la rendicontazione sull'utilizzo dei finanziamenti sarà depositata entro agosto. Gli immobili confiscati alle mafie potranno essere assegnati anche alle stesse vittime delle cosche, ovviamente in possesso dei requisiti necessari. Almeno questo è l'obiettivo della proposta di legge al Parlamento, promossa da Fratelli d'Italia e votata da tutti. Ma la seduta del mercoledì coincide anche con il 13° anniversario della strage di Viareggio. L'esplosione del treno carico di gas quel 29 giugno 2009 provocò 32 vittime. Le nostre immagini ci riportano a quelle apocalittiche scene. E i consiglieri si fermano per un minuto di silenzio diverso dal solito, ascoltano infatti il fischio del treno che salutò il corteo nel secondo anniversario, era il 2011. Sempre a Firenze si è concluso intanto il nuovo processo di appello con le condanne a Moretti e ai vertici delle ferrovie. Le modifiche alla legge urbanistica della Toscana per velocizzare la realizzazione dei progetti del PNRR ora sono state chiarite e questo eviterà che il governo impugni il provvedimento. Sono contento che un impegno che avevo preso con il governo per evitare l'impugnativa oggi l'Aula abbia deciso di accoglierlo e di approvare una modifica che serve sostanzialmente soltanto a rendere più chiara la legge. Sono state ore convulse negli scorsi giorni in cui interloquendo insieme al segretario generale, agli uffici del Consiglio regionale, con il Ministero del il MIBACT avevo posto il tema della necessità di non impugnare una legge che serviva sostanzialmente ai comuni per poter realizzare le opere del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza più velocemente nel rispetto delle norme nazionali. E quello che abbiamo fatto è la leale collaborazione ha portato poi alla modifica di questa norma che oggi è ancora più chiara e permetterà ai comuni di poter dare risposte più rapide ai cittadini e utilizzo migliore dei fondi del PNRR. Cerchiamo di capire però cosa prevedono queste novità che non convincevano l'esecutivo. Ne parla la consigliera Lucia De Robertis che presiede anche la commissione territorio e ambiente. Il Ministero ha chiesto che specificassimo che per tutti i lavori pubblici o privati che insistessero su terreni o territorio che erano vincolati dal codice dei beni culturali, quindi insomma beni vincolati, ci fosse il parere della sovrintendenza. Per noi era cosa abbastanza ovvia, l'avevamo scritto nel preambolo della legge che comunque il PIT è il livello più alto da rispettare. D'altro canto la Regione Toscana è stata la prima regione ad avere il piano paesaggistico, quindi non è che possiamo essere noi a dire che non si rispettano le regole, però il Ministero ha chiesto di poter specificare questa norma. Per noi non è stato difficoltoso, anche perché non allunga i tempi. La paura che avevamo era questo, invece il parere della sovrintendenza, quindi del rappresentante del Ministero dei Beni Culturali, è all'interno della conferenza dei servizi, quindi per noi si rispetta la legge, si rispetta la velocizzazione, si rispetta il nostro territorio. Vota contro la consigliera Nofri del Movimento 5 Stelle, non partecipano i consiglieri di Fratelli d'Italia. Questi ultimi esprimono perplessità su una modifica che invece viene approvata, sempre nel centrodestra adesso, da Lega e Forza Italia. Il Ministero della Cultura ha rilevato una violazione delle garanzie costituzionali a favore dello Stato in materia di tutela del paesaggio, perché le norme introdotte dalla Regione rischiavano di portare alla modifica del PIT con valenza paesaggistica, cioè il piano di indirizzo territoriale, senza appunto il coinvolgimento dei rappresentanti del Ministero sul territorio. Da parte del PD è stato detto no, si tratta di un errore interpretativo, sta di fatto che la legge viene oggi modificata in due punti concordati con il Ministero.
Ministero, che raccolgono in parte anche delle osservazioni e delle critiche che noi avevamo fatto al momento del varo della legge. Per noi viene migliorata, ma non vengono migliorate le ulteriori forzature che invece rimangono nei confronti dei comuni e delle province, perché di fatto con la motivazione della disponibilità dei soldi si bypassa la politica locale per realizzare opere che speriamo siano davvero utili per il territorio, ma che certamente avranno un impatto sul territorio stesso. L'argomento più attuale e divisivo è certo quello del rigassificatore, che secondo il governo deve andare a Piombino, un altro sarà collocato a Ravenna. Il presidente della giunta adesso è anche commissario per questo progetto. Ecco alcune cose che ha detto in aula. Sia chiaro che finora vengono fuori le questioni poste solo da un punto di vista tecnico di lettura delle norme. Poi non a caso io sono commissario e le norme le leggo, ma le interpreto. E come commissario io mi sento garante dei cittadini. Quindi può passare tutto il tempo che vuole, ma finché io non ho assicurate le condizioni di sicurezza, di impatto ambientale e di rispetto della salute dei cittadini nella città e nel porto di Piombino, io non firmo niente. Quindi è indubbio che i cittadini si devono sentire garantiti del fatto che se il commissario è il presidente della regione in Toscana per Piombino, come in Emilia Romagna è il presidente della regione Bonaccini per Ravenna, è perché io voglio che tutti gli enti preposti e tutte le condizioni per assicurare sicurezza e impatto ambientale debbano essere garantite. L'obiettivo delle norme è sempre uno, la salute e la sicurezza dei cittadini. Quindi niente può transigere dal fatto di avere tutte le condizioni perché venga assicurato questo. La maggioranza è prudente, ma certo sembra accettare la decisione, a patto che ci siano delle precise garanzie sui modi e sui tempi della realizzazione e della collocazione della nave, come si legge nella risoluzione presentata dal Partito Democratico e votata a maggioranza con 22 sì, 12 astensioni e un solo voto contrario. Ci sono delle precondizioni che devono essere prodotte, vale a dire garanzie per quanto riguarda la sicurezza dell'eventuale presenza della nave metaniera nell'ambito del porto, la certezza per quanto riguarda l'operatività del porto in tutte le sue funzioni, ma soprattutto per quanto riguarda i collegamenti con l'isola d'Elba, garanzie per quanto riguarda la parte ambientale delle acque e proprio in relazione anche agli allevamenti ittici che lì sono presenti. E poi i tempi certi di un'eventuale presenza della nave in porto. Tutto questo deve essere chiarito e ci devono essere delle rassicurazioni che non possono essere eluse pur in presenza dell'interesse nazionale. Questo noi lo chiediamo con forza e la nostra voce vuole essere un supporto a tutti quelli che lavoreranno su questo, su questa questione, ma devono essere portati avanti con una forte attenzione, con una concertazione con il territorio, cosa che fino ad oggi il governo si è dimenticato di fare. Ceccarelli aggiunge che la vera priorità è il rilancio dell'acciaio a Piombino ed è un interesse nazionale questo. Li fa eco il capogruppo di Italia Viva. Piombino è stata scelta dal governo e sta dentro le logiche degli interventi di carattere europeo. Riteniamo che questa può essere una grandissima opportunità per la città, per la Toscana, non soltanto perché dietro questo investimento ci può essere lavoro, ci può essere ricchezza, ci possono essere delle opportunità, ma non tanto per le azioni di compensazione che comunque dovranno essere negoziate con il territorio, quanto per l'opportunità di avere una fonte di approvvigionamento energetica nuova che consente di rendere l'Italia indipendente dall'approvvigionamento russo. Questo è un elemento di grande importanza del fabbisogno nazionale. Un intervento similare si è già sviluppato tra Piombino e Livorno. È evidente che siamo nella costa toscana, è evidente che c'è quello che per noi è una delle priorità, la grande attenzione di carattere ambientale, lo sviluppo turistico, le questioni della pesca, tutte questioni che devono essere conciliate rispetto al rispetto ovviamente dell'ambiente, rispetto alla sicurezza del lavoro, ma deve essere un intervento che va nella logica di creare lavoro, creare ricchezza. Io mi auguro anche grandi opportunità per tanti cittadini della costa che possono a quel punto avere un approvvigionamento energetico magari senza sostenere dei costi.
Giani, che ha partecipato alla seduta del Consiglio Comunale di Piombino, ha ricordato il suo memorandum in 10 punti che prevede una serie di adempimenti: completamento del porto, bonifica delle falde, bonifica delle aree del demanio marittimo, fonti rinnovabili, idrogeno valle, lotto della 398, sconti su bollette per cittadini e imprese, rilancio del polo siderurgico, sostegno a chi svolge attività di itticoltura. E sulla via, la valutazione ambientale, dice che firmerà solo con doppia via e garanzie di sicurezza ambientale per la popolazione. Ma sul ruolo della Toscana e del Presidente della Regione in tutta questa vicenda l'opposizione è dura. Intanto siamo rimasti basiti dal fatto che dovremmo ricevere rassicurazioni dal governatore Giani, che evidentemente non ha ancora capito che ruolo è stato chiamato a compiere, perché lui è commissario per realizzare il gassificatore, non è commissario per decidere se fare o no il rigassificatore. Quindi oggi venga a dire che firmerà soltanto se saranno garantite le condizioni nell'interesse della città di Piombino, è sicuramente una bella posizione che da governatore della regione toscana è giusto che assuma, e nessuno dubita che da governatore voglia tenere, abbia a cuore la città di Piombino. Peccato che da commissario lui non debba decidere, hanno già deciso altri per lui, ha deciso 3 mesi prima il ministro Cingolani senza sentire nessuno, né tantomeno il sindaco di Piombino, che quell'opera si farà e si farà lì. Eugenio Giani ha 120 giorni di tempo per fare l'opera, quindi non è che oggi ci può tranquillizzare. Sul decalogo ancora peggio, perché oggi lui legge in aula 10 punti che evidentemente ha già deciso essere le compensazioni che la città di Piombino dovrà accettare in cambio di 300 metri di nave ancorata nel porto per 3 anni, e questi 10 punti non capiamo con chi li abbia discussi. Il presidente Giani si faccia veramente portavoce del sentimento dei cittadini di Piombino e dei sindaci della Val di Cornia, che hanno chiaramente manifestato per il no a questa opera, che dovrebbe essere ricompensata, a quanto ci riporta il presidente in questa comunicazione, della quale non possiamo essere assolutamente soddisfatti e che differisce molto tra l'altro da quello che ci era stata presentata in forma scritta, di un elenchino di 10 punti di questo fantomatico memorandum, che in realtà non è altro che compensazioni fasulle e che sinceramente non possono accontentare o compensare un bel niente, soprattutto un'opera come quella di una nave metaniera sul porto di Piombino, con tutti i rischi e le garanzie che non ci deve dare una società privata come Snam, ma ci deve dare il governo e le istituzioni. Esprime forte disappunto anche la consigliera Noferi del Movimento 5 Stelle, molto scettica sulla bontà del progetto. Per il rilascio dell'autorizzazione alla nave rigassificatrice di Livorno sono stati impiegati 14 anni, un grande numero di tecnici, hanno dovuto valutare tutte le criticità e tutti gli aspetti. Io non capisco come lui possa essere così ottimista e soprattutto essere così sicuro riguardo anche alla sicurezza. La città di Piombino ha già pagato in termini ambientali un prezzo altissimo, stiamo bloccando non solo lo sviluppo economico della città di Piombino, che attende le bonifiche da decenni, ma mettiamo a repentaglio la sicurezza di un'intera città e soprattutto la trasformiamo in un obiettivo sensibile in caso di attacco armato o di attacco militare da parte della Russia. Parole però queste ultime che provocano una reazione anche di alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle, che le definiscono di fatto esagerate e inappropriate. Altra vicenda che suscita grandi discussioni è quella che riguarda Toscana Aeroporti. Il Consiglio, con un documento votato all'unanimità, ritiene non opportuna la distribuzione ai soci di 7 milioni di dividendi dopo che la Regione stessa ha sostenuto la società con 10 milioni per la crisi del Covid. Non solo, i consiglieri vogliono anche conoscere la rendicontazione precisa dell'utilizzo delle risorse. L'assessore Marras dice che resta fermo l'impegno al mantenimento dei livelli occupazionali e che finora comunque tutti gli adempimenti sono stati rispettati, ma le polemiche non si fermano e le opposizioni contestano anche i dati sull'occupazione nei 2 aeroporti toscani. I dipendenti sono calati di circa 150 unità,
Per di più non c'è stata l'integrazione degli stagionali, il cosiddetto supporto summer, perché comunque durante l'estate ci sono più passeggeri e c'è necessità di maggiori addetti, e per di più l'impegno riguardava sia il diretto che l'indiretto. Invece Toscana Aeroporti per mesi ha tentato di vendere Toscana Aeroporti Handling, che è un ramo della stessa società, quindi ha fatto tutto il contrario di quello che sarà impegnata a fare. Se ciò fosse vero, risultasse vero, deve restituire 10 milioni ai toscani alla regione toscana, che noi chiediamo di dare alle piccole e alle medie imprese. Oggi c'è stato un passaggio importante in Consiglio regionale anche sui dividendi, perché a fronte di quei 10 milioni il CDA di Toscana Aeroporti ha deciso di dividere 7 milioni di utili. Siamo felici che la nostra mozione, di cui sono primo firmatario, che esprime contrarietà all'atteggiamento di Toscana Aeroporti, che si è divisa gli utili, ovvero soldi che le avevamo dati come Regione Toscana, sia stata votata all'unanimità da tutto il Consiglio regionale. Teste dividendi, soprattutto contesta che di questi 10 milioni oggi abbiamo una rendicontazione soltanto di poco più di 3 milioni. Non abbiamo chiara la situazione occupazionale, abbiamo denunciato che ogni anno Toscana Aeroporti assume i dipendenti stagionali, quest'anno i dipendenti stagionali non sono arrivati in nessuno dei due scali aeroportuali. Ho fatto un'indagine di personale, si parla di diverse unità in meno anche rispetto al 2019, mentre invece il numero dei passeggeri, i dati dei passeggeri ci fanno pensare che la stagione estiva si possa chiudere con un più rispetto addirittura al 2019. Quindi anche noi come Lega abbiamo presentato un atto, abbiamo chiesto alla Giunta regionale che faccia un'indagine appunto su tutto il settore, su tutte le dipendenze occupazionali, e che venga a settembre per farci capire, relazionare se veramente sono stati rispettati o no i livelli occupazionali, perché da quello che ci dicono i sindacati e tutte le persone che abbiamo incontrato, purtroppo questo patto non è stato rispettato. Siamo finiti su un giornale inglese, un tabloid inglese, ma non perché si parla di nuovi numeri e si dice che finalmente la Toscana riparte, ma perché abbiamo tenuto una serie di cittadini e una serie di visitatori della nostra Toscana rinchiusi per ore vicino ad un gate, perché praticamente non si sapeva se un volo partiva oppure no. Resta forte nella maggioranza, che pure condivide le preoccupazioni e le critiche sui dividendi, che questo è un settore strategico e che la Regione deve sostenerlo. È evidente che la garanzia principale deve essere quella occupazionale, deve essere quella del fatto che le attività aeroportuali devono funzionare. Per una regione come la Toscana, la fruibilità degli aeroporti, la funzionalità di una società così importante che consente in maniera integrata di lavorare sia a Firenze che a Pisa è fondamentale nella ripartenza del turismo. Lo stiamo vedendo in queste settimane in un contesto europeo che comunque vede i voli aerei in grave difficoltà, basta guardare il numero degli annullamenti che ci sono stati nelle ultime settimane, e quindi credo che quella scelta fatta a suo tempo sia stata importante, lungimirante, perché ha consentito di tenere in piedi un sistema che ha bisogno di fare investimenti, che ha bisogno di sviluppare, che ha bisogno di fare l'adeguamento delle infrastrutture. Penso alla nuova pista di Peretola e penso alla possibilità e al diritto che ha la città e la Toscana di avere un aeroporto all'altezza del blasone, della storia e del valore che ha la nostra regione e che ha il capoluogo della regione. Vengono approvati anche altri documenti presentati, non quello della consigliera del gruppo misto però, chiedeva di ripensare il ruolo della Regione Toscana nella compagine societaria, aumentando la partecipazione ora al 5%. Nel momento in cui nel 2014 si è scelto di vendere le quote di quello che è considerato comunque un settore strategico tuttora per Regione Toscana, ovvero il sistema aeroportuale, oggi da socio di minoranza è chiaro che il peso del privato, e quindi in questo caso delle Corporazione America, naturalmente si fa sentire. Quindi noi abbiamo sì sovvenzionato, ma all'interno del CDA oggi siamo fortemente ridimensionati. Questo è un aspetto che secondo noi era meritevole di attenzione, anche perché è chiaro che in questo assetto societario ben poco può incidere il socio pubblico, quindi come Consiglio regionale avevamo dato delle chiare indicazioni, in particolare per quanto riguarda la tutela dei lavoratori. È evidente che su questo si sta cercando di effettuare il massimo monitoraggio ed è stato fatto il massimo sforzo. Noi diciamo però che la scelta fatta a monte nel 2014 di ridimensionare la partecipazione pubblica
oggi ci mette nella condizione di essere in mano fortemente, diciamo, al soggetto privato. Gli immobili confiscati alla criminalità organizzata potranno essere assegnati per uso abitativo alle vittime di mafia. Lo prevede una proposta di legge al Parlamento presentata dal gruppo di Fratelli d'Italia, ma che prima in commissione, poi in aula è stata votata da tutti. Sì, io credo che oggi sia un bel momento per tutta la Toscana, non soltanto per Fratelli d'Italia, perché se è vero che la proposta parte dal nostro gruppo consiliare, è vero che è stata votata all'unanimità sia dalla prima commissione che oggi dal Consiglio tutto, e credo sia veramente un bel momento per la Toscana, perché oggi la Toscana invia, il Consiglio regionale della Toscana invia al Parlamento italiano una proposta di legge per inserire tra le destinazioni possibili per gli immobili confiscati alla criminalità organizzata anche quello di trasformare questi immobili in alloggi per chi della criminalità organizzata è stata vittima. Perché sembra quasi assurdo, sembra un paradosso, ma oggi tra le varie destinazioni che potevamo dare agli immobili confiscati alla mafia non c'era quello di utilizzare questi immobili come alloggi per chi invece è stato vittima della criminalità organizzata. Naturalmente serviranno dei requisiti per accedere alle graduatorie e ottenere l'assegnazione, come spiega il presidente della prima commissione, quella per gli affari istituzionali. Il presupposto è che chi è stato vittima abbia determinati requisiti reddituali e che soprattutto si sia costituito parte civile nel processo penale ottenendo una provvisionale o una condanna che non sia stata eseguita dal punto di vista risarcitorio, oppure a prescindere dalla costituzione di parte civile nel processo penale abbia deciso di avviare un'autonoma azione risarcitoria in sede civile e non abbia ancora ottenuto ristoro. Con questa legge quindi potranno questi immobili essere assegnati in uso anche a queste categorie di persone, che sono persone che anche in virtù delle diverse forme di collaborazione che hanno reso con la giustizia nella repressione dei reati di mafia possono avere necessità impellenti di poter fruire di beni immobili alternativi alla loro precedente abitazione. Noi torniamo venerdì prossimo 8 luglio sempre alle 21:15, come facciamo ormai da 20 anni. Telegranducato, lo ricordiamo, si vede in ogni parte della Toscana sul canale 15.